Ragazzi, eccoci qua, dicevo, è come allenarsi con il Real Madrid, come mi fanno segno a prendere il microfono ogni tanto, quindi devo riportarlo su con Giulia. Da quanto è che non ci vediamo? È marzo, perché l'estate sono stata via... Tu quindi... Sei venuta subito dopo il... Sì, 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 sì. Ok, l'ha trovata in forma? Eh? Sì, <ride> sì. Ok, allora, questo è il tuo... Io quando ho scritto l'argomento e il titolo, ho pensato a te. Che bello perché sapevo che poi lo sceglieva uh, ok uomo di polso uomo di polso perché piace una persona che sa in qualche modo anche creare delle regole se così mm. vogliamo una conoscenza okay. a leadership sì allora aspetta quanti uomini di polso hai avuto nella tua vita? Mm, di polso polso potrei dirti forse l'ultimo l'attuale ok ok quindi siete, siete insieme sì, sì. ok um, Cosa faceva rispetto, cosa fai rispetto agli altri? Allora, l'uomo di polso uh -huh. non è um, l'uomo che comanda. Okay. Non è neanche l'uomo che sa convincerti, direi, cioè uh -huh. portarti alle sue decisioni e fartene andare bene. L'uomo di polso è quello che eh, sa, eh, adesso dico decidere ma non è la parola corretta, sa eh, portare uh -huh. nella coppia quella che è una direzione. Figo. Eh, se mh, penso alle mie esperienze passate potrei dire che molto spesso eh, inizialmente nel rapporto le, mh, si, si prendeva insieme le decisioni sì. però sai si era ognuno a casa sua non c'era ancora quella relazione proprio così stabile c'era ancora da definire i ruoli definire che cosa eravamo magari invece poi quando la relazione ha preso piede e eh, si è sviluppata succede eh. spesso che mh, non so, decidi tu, fai tu, fai tutto tu. Cioè, poi non è che eh, magari i miei compagni precedenti non collaboravano in quella che era una decisione, però anche buttare lì un'idea era eh, poi sviluppata magari da me e questo dava un po' fastidio, nel senso che mm, andavo proprio a dire non ha polso. Quindi, eh, invece, nella rela relazione attuale... Eh, L'uomo di polso è quello che è anche capace di eh, intuire okay. che la donna ha un problema e ti porta magari a una soluzione. Assolutamente. Cioè è quella persona che poi ha un mix di, di caratteristiche, tra cui appunto sì, poi come dicevi, un pezzico di leadership, saper condurre, ma saper anche avere un problem solving, avere... Assolutamente. Ok, ok. Um, ecco. Complesso da trovare, eh? credo. Sì, è complesso, perché più che altro si pensa di averlo trovato, ma in realtà non è così, mm, direi. È Nel senso che all'inizio della storia cioè, non vedi difetti, non vedi, è tutto bello, è tutto fantastico, le farfalle nello stomaco. Poi quando cioè, viene meno, cioè che cominci a realizzare, quindi a concretizzare, sì. a capire chi è davanti, succede spesso che ti ritrovi a, appunto, a non avere più quella spalla. Sai quando avviene questa cosa? Quando si litiga, secondo me, i primi litigi, le prime discussioni, capisci con chi hai a che fare. Sì, anche. Mm, diciamo che molto spesso, eh, cioè quante volte, non so, si sente eh, coppie che dicono il, che in lui della situazione dice, va bene amore, hai ragione tu. Cioè, succede spesso. Sì, e, sì. Oppure, non lo so. Mm, a prescindere. Cosa, a, a, oppure, l'uomo che ti viene, cioè la cosa più semplice, l'uomo che ti viene a prendere dove andiamo, cosa vuoi fare? Sì, Ma sì. decidi tu una volta, sì, sì. Sì. poi ecco. Anche lì, delle volte mi sono trovata a dire decidi tu, però mh, bisogna anche vedere se le cose combaciano. Cioè, se decidi tu è, un, andiamo a fare una scalata sul cervino, forse non è che mi viene così eh, naturale dire sì. Ho oh, un reparti, ecco. ci vedo un reparti, Ecco, però, sì. sì. ok, ci siamo. Um. Quindi secondo te avere polso. Secondo me sì, eh, ti dico già, avere polso è anche sinonimo di. cioè va in diretta proporzione con l'attrazione che una donna prova nei confronti di quest'uomo? Mm, anche. anche. Perché sembra. Cioè, dire l'uomo di polso sembra un po' dire l'uomo di potere, ma in realtà non è proprio così eh, parallela. Sì, non sì. sono parole, due cose parallele, però sì, un po' sì assolutamente. Cioè, ti attrae una persona sì, comunque che sa quello sì. che vuole. È che... come dire. Un po' il manager dell'azienda sì, che sì. ha il potere decisionale. Cioè, nella coppia è un po' diversa, non siamo che lui è il capo e la donna è l'operaio, ecco. però mh, avere un uomo che sai che dici posso contare su di lui è importante. In percentuale, quanti sono stati così? un 30, un 50% la metà di quelli che hai conosciuto un eh, 10% potrei dirti che nelle varie storie che sono state comunque abbastanza lunghe molto spesso è successo che ti potrei dire che all'inizio eravamo alla pari perché giusto so anche e poi bene o male la percentuale dei compagni tu, tu una è una scesa si sì, anche rompi ogni tanto è una, lei, è una, lei è una milf forte <ride> è una, una rompi uh, ok um, e quando è eccessivo? Cioè quando essere di polso invece logora e non è più un fattore... Ma quando forse invade troppo la... Va a schiacciare un po' la personalità dell'altro. Okay. Dell'altra, perché stiamo parlando di uomini. Dell'altra nel senso che decide troppo. Quando l'uomo decide troppo per la coppia, decide troppo per lei. Ok, è um, troppo aggressivo? Sì, anche. Cioè magari la sminuisce, che non è detto che debba venire per forza fuori ad una cena con altri amici per esempio, eh, lì si va un po' a schiacciare anche la personalità dell'altra. Quindi... Sì, sì. Mi dicevi prima uh, che um, all'inizio non, non erano così. Forse erano così, ma non sono venute fuori... Ma Dopo quanto viene fuori che sono venute eh, Appunto, quando vengono i primi problemi, come hai detto tu, che non è per forza una litigata okay. però le, le, le prime decisioni importanti, eh, le prime um, controversie okay. che possono essere più o meno grosse. Ma è anche dal modo um, con cui lui prova, cui ci prova? Capisci che non ha polso Cioè Riesci a renderti conto Anche dalle prime battute Che sia ha in chat okay. Piuttosto che dal vivo mm. cioè, però, me, sai, sì, però sai È facile cadere in uh, Oddio questo se la tira mm -hmm. Potrebbe anche capitare questo Quindi l'uomo Che secondo me ci prova In modo leggermente discreto O non si espone proprio così tanto Ok Ti ascolto eh? Sì sì eh, Non um, c'è. Cioè, L'uomo di polso dovrebbe essere capace nell'essere leggermente discreto all'inizio, forse okay. nel provarci. Quindi... No, però se uno ci prova tipo da lombrico o comunque eccessivamente bisognoso, cioè capisci subito con chi hai a che fare e che di base questo polso non ne ha. L'uomo di polso è anche una persona che sa porsi all'inizio e sa comunque cosa dovrebbe fare per poter conoscere una donna e cosa diciamo, non va fatto cioè tu dici l'uomo che eh, ci prova insistentemente l'uomo come... che comunque magari ti scrive ti fa subito i complimenti ai primi messaggi è, è, è insistente scrive muri di testo mm. ehm... beh mm... ce lo capisci no? Che sì quello però eh, cioè io lo, secondo, io lo prenderei poco in considerazione nel senso che una persona che già subito vuole ma se manco mi conosci cioè in chat ehm, visti una volta tu non sai chi sono sono iscritto su tinder no cazzo no mai va bene su altri <ride> chat prima anni fa mitic no neanche pazzesco eh ma alla fine ha avuto sempre delle Sto relazioni sì poi sai che io conosco al bar non conosco ah giusto le conosce sì chiaramente <ride> esatto. e vorreste matchare con <ride> giulia eh? su tinder vorreste matchare invece no perché non ha tinder eh, infatti ok di, direi che ci siamo mm. uomo di polso perché piace um. mm, mm, mm. ok ok ci siamo ragazzi vuoi aggiungere qualcosa? no a posto va bene da me Giulia è tutto